Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Apple Days. Eccoci qui con un iPhone 5S d'oro. Un nostro amico ha avuto l'accortezza di farselo recensire. Eccolo qui, modello 16 giga. Cominciamo con l'unboxing, anche se in realtà c'è già stato. Comunque, lasciamo stare lo scontrino. 744 euro con custodie e cose varie. Solita custodia con l'identica a quella dell'iPhone 5, solo che vediamo davanti. Ora abbiamo sì, il contorno che ci mostra il colore e il Touch ID in prima impressione. Eccolo qui in tutta la sua bellezza. Come vediamo, il d'oro è soltanto nella parte laterale e anche nei bordi, come si vede dal sito Apple. Però esteticamente è uguale identico al precedente modello di iPhone 5, solo che appunto a dimostrarci che è un iPhone 5S abbiamo questo doppio flash LED che appunto ci permetterà di avere fotografie al buio molto più belle e più valorizzate, appunto perché il flash ci mostrerà il tipo di, cioè un flash un attimino un po' più realistico senza far venire fuori i colori occhi bianchi alle persone. E in più appunto il modello, c'è cioè il discorso, quello che ha spinto tanti utenti Apple a comprarsi questo telefono, appunto il Touch ID, la sicurezza delle impronte digitali. Cominciamo col togliere il custodio perché sennò appunto non possiamo sfruttarlo. Eccoci qua, il bello di iPhone 5S. Al tatto è sempre uguale all'iPhone 5 normale, solo che appunto cambia il colore ed è molto più bello. Devo dire che chi dice non lo prendo d'oro perché è un po' più tamarro, guardandolo dalle fotografie del sito Apple, dei video appunto su YouTube, è semplice dire appunto da tamarri. Invece devo dire che tenendolo in mano il telefono mostra veramente molto più valore e si vede che c'è veramente qualcosa di nuovo in mano finalmente, non è sempre solito bianco e nero. Anche il, vediamo se riusciamo a farlo vedere da vicino, questo nuovo tasto home è davvero molto più bello. Anche al tatto si vede che è più piatto, quindi non si sfonda il dito. Anche l'anello non ha nessun fastidio, si sente che è in metallo e si vede che appunto che è comunque un tasto home più delicato, ovviamente più piccolo, proprio poco più piccolo, ma quanto basta per prendere le nostre impronte digitali. Vediamo le nostre dita da operaio, ovviamente, va bene. Cominciamo con l'accensione, lo accendiamo. Come vediamo appunto la schermata bianca, perché adesso con iOS 7 si va in base al colore del vetro. Se abbiamo il display bianco avremo lo sfondo bianco l'accensione, se abbiamo il display nero avremo lo sfondo nero o la mela bianca. In questo caso è bianco e quindi abbiamo il display bianco. Adesso vediamo in quanto tempo, ecco, si è già avviato iOS 7, ovviamente non c'è nessuna SIM card. Andiamo a selezionare l'italiano, ma dovremo bloccare il video perché appunto dovremo inserire la SIM. Prendi la SIM. Prendiamo appunto la gaffetta. Ah sì, mentre ci siamo facciamo vedere il contenuto della scatola, appunto gli AirPods, il solito cavetto Lightning, il solito, cioè uguale identico praticamente all'iPhone 5 precedente. Andiamo a prendere la gaffetta per la SIM, che per chi non avesse mai preso un iPhone appunto così impara che per mettere la SIM abbiamo bisogno di questa gaffetta qua. Prendiamo, infiliamo nel buco, spingiamo un pochino. Andiamo a inserire la SIM ovviamente con cautela perché l'iPhone è d'oro, quindi l'oro è sempre stato un materiale delicato. Inseriamo la SIM e procediamo. Con l'inserimento della SIM. Ok, ora che la SIM è installata possiamo procedere con cosa. Inseriamo il PIN della SIM. Una volta inserito il PIN
andiamo a mettere la rete wifi, la password ovviamente, mettiamo il password. Ok, accediamo alla rete wifi. Ovviamente se ci localizza ci chiede un minuto, abilitiamo tutto perché se no non ha senso, lo configuriamo come un iPhone, inseriamo il nostro Apple ID. Ok, procediamo con l'Apple ID, accediamo appunto le condizioni di Apple, che nessuno ha mai avuto il coraggio di leggere, ma chissà cosa ci fanno accettare, magari ci chiedono di lasciare tutto quanto in realtà, allora noi ovviamente accettiamo. Ovviamente usiamo iCloud, usiamo trova iPhone. Oggi ci sarà la chicca, che sarà quella del Touch ID. Adesso noi in diretta faremo vedere come si registra il Touch ID. Configuriamolo ora, possiamo registrare fino a 5 dita, poi possiamo anche eliminare. E cominciamo premendo, come ci dicono loro, mettendo il dito sul Touch ID. Come vedete ci dice di provare più posizioni, perché appunto dovrà registrare tutta la nostra impronta. È una procedura molto semplice, ti dà vibra un pochino quando ha finito, infatti quando tolgo il dito vuol dire che l'iPhone ha vibrato. Adesso sta scansionando per bene tutto il dito, gli manca sempre qualcosa, probabilmente non riesce a tirar fuori un pezzo della nostra impronta. Ok, non gli manca ancora un pezzo, si vuole la parte più esterna del dito, appunto perché ha capito che ha a che fare con un dito un pochino meno un po' più da operaio. Ok, premiamo su continua, dobbiamo creare un codice, noi mettiamo un codice a caso obbligatorio e usiamo questo codice. Si dice anche quando è troppo comune. Ok, lo possiamo anche usare per gli acquisti, quindi quando andremo nell'App Store invece di mettere la password per scaricare un'applicazione appoggiamo il dito e possiamo scaricare. Ovviamente dobbiamo usare Siri perché altrimenti non ha senso neanche avere un iPhone. Ok, e questo è l'avvio. Ecco, come vediamo già abbiamo i primi, con il nostro account e cloud abbiamo attivazione di iMessage, dello streaming foto e poi come vediamo è il solito iPhone di sempre col solito notification center e con il solito, scusate, ho invertito, col solito notification center ridisegnato per iOS 7 e il nuovo control center appunto per gestire le nostre varie cose. E questo è il nostro iPhone 5S. Ovviamente avremo come unica, diciamo, differenza con l'iPhone 5, l'iPhone 5C e l'iPhone 4S che nelle impostazioni generali avremo la gestione delle impronte digitali, che adesso a primo impatto non troviamo, sarà sotto, vediamo dove l'hanno messa, qui non c'è, andiamo nelle impostazioni generali, accessibilità, e non c'è nemmeno. Vediamo per aggiungere le altre dita dove bisogna andare. Ecco, codice e impronta digitale, quello qua sotto blocco automatico, codice e impronta. Qui dobbiamo mettere il nostro codice appena creato. Ci dice di poter, ecco, sotto la voce impronta digitale, che è appunto soltanto sotto iPhone 5S. Abbiamo appunto dito 1, quello che abbiamo scelto, possiamo aggiungere altre 5 dita e fare sempre la stessa procedura. C'è gente che ha provato a mettere i capezzoli, il naso, e le zampe del proprio cane, del proprio gatto, e le dita del piede, quindi possiamo capire che questo Touch ID, così chiamato,
è come se fosse una fotocamera che scansiona in profondità, ecco, una specie di scanner come quello degli scanner del computer, ecco. All'incirca, in grosso modo, è così. Infatti, qualcuno lo chiama anche scanner di impronte digitali. E quindi, ok, adesso per vedere come funziona, andiamo a bloccare il dispositivo. Se appoggiamo il dito non succede niente, dobbiamo premere, rilasciare e automaticamente si sbloccherà. Se proviamo con un altro dito, premiamo, rilasciamo, parte sì, no, scusate, blocchiamo, un colpetto tiriamo su, e ci riprova perché non c'è il dito. Allora uno prova a sbloccarlo, ti chiede il solito codice. Quindi se qualcuno non avrà la nostra impronta, avrà per forza conosciuto il codice. Adesso per un attimo appoggiato il dito si è autosbloccato da solo. Appunto, facciamo vedere come facciamo. Premiamo un attimo, vogliamo che si sblocca da solo. Facciamo vedere di nuovo, appoggiamo, premiamo, tiriamo su, si sblocca. Semplicissimo. Per quanto riguarda il flash, adesso ne potremo andare a provare la pila per vedere quale flash si accende. Accendiamo la pila. Come vedete si accendono tutte e due e vediamo che c'è una luce calda e una luce fredda. Se proviamo a fare una fotografia, quindi apriamo l'applicazione fotocamera, se proviamo ad attivare il flash, quindi lo scatto col flash, adesso lui rileverà la luce che c'è qui davanti, premiamo il tasto più. Purtroppo è così forte che non si riesce a capire. Proviamo a fare un'altra. Ecco, come vedete, questo flash non ha per niente abbagliato la foto, nonostante sia tutto bianco, quindi avrebbe potuto riflettere abbastanza. Si è notato soltanto un piccolo riflesso qua, proprio è il minimo, ma proprio è stato un flash molto delicato. E tra l'altro questo riflesso qua c'è anche attualmente, che è il riflesso della lampada che ho attaccata al tetto. Come vedete il riflesso c'è già, è il riflesso quello che c'è già prima. Bene, poi abbiamo appunto come altra cosa in più, abbiamo l'effetto moviola, come vedete, che è quello che ci consente di fare video a rallentatore fino a 120 frame per secondo. Quindi se adesso noi proviamo a fare un video, vedete è partito in verticale. Stiamo facendo il video, quindi muoviamo un po' il telefono, blocchiamo, andiamo a selezionare il video, andiamo a mettere in orizzontale. Come vedete abbiamo questa barra qui che ci consente di vedere il video scusate, ci consente di selezionare il punto che vogliamo che sia al rallentatore. Quindi andiamo a prendere il punto in cui noi agitavamo il telefono, che dovrebbe essere, niente, non riusciamo a vederlo. Come vedete sta già andando il rallentatore. Adesso vedremo il punto, in questo momento stiamo appunto andando già al rallentatore, in realtà eravamo molto più veloci. Quando cominciamo a scuotere il telefono, vedremo come. Ecco, in questo momento stavamo scuotendo il telefono abbastanza velocemente, e adesso ne vediamo tutto il rallentatore. Ecco. L'ultimo pezzo finale, appunto, era che il video, come vedete. Quindi ne facciamo così, andiamo nell'ultimo pezzo finale dove scuotevamo. Ecco, come vedete, va tutto il rallentatore. Questo appunto è il bello della nuova fotocamera introdotta nell'iPhone 5S. Andiamo a eliminare questo video. Quindi premiamo, eliminiamo. E questo è l'iPhone 5S praticamente. Di nuovo abbiamo ecco, dobbiamo appoggiare il dito, siamo buttati con l'iPhone 5. Di nuovo abbiamo che praticamente la reattività del sistema è molto più veloce. Adesso andiamo a provare a scaricare un'applicazione utilizzando il Touch ID. Quindi andiamo, appunto, visto che come vedete, questo è il bello della diretta, visto che serve un telefono nuovo per provare la funzionalità, tu abbiamo tutta la suite iLife e iWork, quindi Pages, Number, Keynote, iPhoto, iMovie, GarageBand, poi ci sono i soliti iBooks, gli altri sono
Così poi vediamo che c'è sia iLife che iWork completamente gratuiti. Adesso andiamo a premere su scarica tutto. Probabilmente ci chiederà, come vedete, la password. Noi appoggeremo il nostro bel ditino. No, scusa, la prima volta non ce la fa passare. Mettiamo la password. E boh, sta partendo il download. Adesso ne andiamo a scaricare un'altra applicazione, magari tipo Facebook. Eccola qui, sperando, ecco, come vedete ci dice o inserisci la password o scansioni quell'incontro. Noi appoggiamo il dito e automaticamente parte il download delle applicazioni. Andiamo a scaricare quello che ci serve. Già si vede che quando tutti ormai conoscono chi ha già un iPhone, chi ha un 4S, un 5 o anche un 4, sappiamo che quando siamo dentro lo store di Apple, siccome c'ha migliaia e migliaia di applicazioni, navigarci a volte è un pochino difficile, nel senso è un po' pesantuccio, appunto c'è poca fluidità perché è come se fosse un browser che è in continuo aggiornamento, no? Quindi è un sito dinamico. Con il processore appunto a 64 bit ci rendiamo conto che abbiamo veramente un dispositivo con un processore davvero molto potente, perché è tutto davvero molto più fluido. Andiamo a fare una ricerca, andiamo a cercare WhatsApp. Eccola qui. Nonostante la rete wifi, vediamo se sarà molto veloce o no. Beh, diciamo che siamo nella media, dai. Volevo vantare il processore anche per la ricerca, ma a quanto pare. Scansioniamo ed ecco che parte il download. Questo è il bello di iPhone 5S. Ovviamente per chi proviene dall'iPhone 5, a parte il colore e a parte il tasto home, pensa di avere sempre lo stesso dispositivo sotto le mani, però in realtà e con le applicazioni molto più pesanti, quando appunto andremo ad aprire iMovie una volta che avrà finito di scaricarsi, quindi domani mattina praticamente, no, a parte gli scherzi, quando avrà finito di scaricarsi vedremo che sarà molto più fluido. Possiamo anche provare a creare delle cartelle, appunto l'utilizzo appunto anche gli effetti grafici sono molto più fluidi appunto per il fatto del processore. Sono proprio dei minimi dettagli, cioè bisogna essere proprio pignoli per andarli a cercare, però si vede che comunque il processore è davvero molto più veloce. Bene, anche nell'aprire tipo Safari vediamo, sì, alla fin fine siamo sempre lì, vediamo nel caricare una pagina, ma lì è anche un po' dovuto alla rete wifi, siamo sempre lì. Andiamo a vedere quanto tempo sta a caricare un video, vediamo se c'è un po' di fluidità in più. Beh, in effetti comunque si vede che la cosa è più veloce. We're often faced with a paradox when we design to make products small. Bon, è questo l'iPhone 5S. Potremmo provare a usare Facebook e altri per vedere la velocità, ma credetemi che siamo sempre lì. Proviamo a vedere in quanto tempo si calibra la bussola. Comunque siamo sempre lì alla fin fine. Eccoci qua. Cosa possiamo vedere? Le mappe, in quanto tempo fanno il fix? In quanto tempo ci trovano? Vediamo, consentiamo. Ed eccoci qui, siamo già localizzati. Appena avviata l'applicazione siamo già localizzati. Vediamo in quanto tempo fa il render della mappa. In effetti abbastanza rapido. Andiamo a vedere in quanto tempo, ecco, possiamo vedere il processore grafico andando a provare la funzione flyover. Andiamo a Roma, dove abbiamo la funzione flyover attiva. Zoomiamo al massimo. Premiamo su 3D. Vediamo
wifi consentendo, vediamo in quanto tempo abbiamo la funzione flyover attiva. Purtroppo sì, siamo legati a internet. Vediamo che sì, utilizzandolo non, cioè non è lento, è abbastanza veloce, come vedete, nel muoversi. Poi internet ovviamente è quello che è. Però sì, nel muoversi non ci dà problemi. Questo è l'iPhone 5S. Andiamo a vedere se Siri funziona al primo avvio. Che tempo fa domani? Ecco le previsioni del tempo da oggi alle 21:15 e domani alle 23:59. Bon, si diciamo che si comporta bene. Qual è il miglior telefono? Stai scherzando, vero? La solita Siri. Bene, direi che è tutto, a parte appunto l'estetica. La nuova fotocamera, il Touch ID, abbiamo visto la funzione slow motion della nuova fotocamera, questo è l'iPhone 5S Gold, tra l'altro, che vale veramente la pena acquistarlo di questo colore perché ti dà veramente qualcosa di nuovo tra le mani. È molto bello, dà un, come per dire, come dà un pugno, dà un calcio alla solita monotonia del bianco e nero. È beato chi ce l'ha. Bene ragazzi, al prossimo video, questa è stata la recensione dell'iPhone 5S di Apple Days, come vedete, Apple Days, la busta è sempre quella e tutto sempre lo stesso. Al prossimo video, ciao a tutti.